All'atere della conferenza stampa di ENAC, oggi 8 febbraio 2012, il presidente Vito Riggio, intervistato dai giornalisti sulle dimissioni di Rocco Sabelli da Alitalia, ha affermato il proprio dispiacere. Mi dispiace, è stato un ottimo manager, dovesse accadere. È una sua scelta, credo, e comunque in ogni caso io non interferisco nelle gestioni delle compagnie vigilate perché noi vigiliamo attraverso gli accountable manager che non cambiano, non è l'amministratore delegato. E tuttavia io trovo che Sabelli abbia fatto molto bene. Lui dice che la strada da percorrere per l'Italia è quella che va verso una fusione con Ma Air questo diciamo è un France. ragionamento con Con Air questo France. io lo dico da prima, addirittura da prima che si facesse l'operazione attuale. Io l'ho Non lo dice più detto Air France. quando Air France era in condizione di farla, diciamo, la fusione. Poi invece ha detto che piuttosto che liberalizzare in Italia bisogna puntare sull'oligopolio. Ma questo diciamo lui lo ha già fatto, nel senso che l'operazione con Air One, diciamo, non è che è un oligopolio, certamente ha ridotto la concorrenza. Adesso c'è un altro po' di concorrenza italiana, può darsi che si voglia ridurre pure questa, io non mi pronuncio su questo. Se il mercato è unico europeo, è chiaro che forti concentrazioni europee, di stati nazionali o anche transnazionali sono consentibili. Quello che conta è efficienza e di non calcare troppo poi i costi delle strutture sui passeggeri. C'è un giusto equilibrio, io su questo sono d'accordo. Prezzi troppo bassi sono forieri o di fallimenti o di illusioni o di contributi occulti. Il prezzo, che tenga conto anche della sicurezza, certamente non può andare oltre certi parametri, che però è il mercato che deve stabilire, insomma. Poi se ci sono operazioni di concentrazione, di fusione, di concambio, va tutto bene, purché se ne parli, insomma. Cioè io quello che l'altra volta ho detto lo vorrei sapere prima. Che si informi lei, questo.